vita e della storia, ed è per questo che uno che viene da fuori non può dirlo. Allora ero tra quelli che forse erano un po' incerti, ma a secondare la Chiesa, poi sapete che al referendum la maggioranza degli italiani che si dicono cattolici hanno detto no, ecco, va bene se uno lo fa, ecco, per dei motivi seri, cioè, ecco, quello che allora i cattolici, anche quelli che erano più contrari, dicevano perlomeno, ecco, fate in modo che non diventi una cosa come si va a Las Vegas e uno mezz'ora dopo che si è sposato, ecco, divorzia, che sia una cosa valutata, che sia una cosa seria, perché purtroppo poi è vero che quando si fanno le leggi, io parlo per esempio di quella dell'aborto, che fu molto più seria, e dove si erano detti i consultori, è vero che i consultori si doveva passare dai consultori per vedere come fare per evitarlo. I consultori troppe volte invece sono diventati degli strumenti per renderlo più facile. Credo che sia stato il grande problema della Germania, dove i consultori cattolici, mi diceva il cardinale Lehmann, noi in pochi anni ne abbiamo dissuasi 2000, però col fatto che erano passati dal consultorio cattolico, chi non veniva persuaso poteva poi fare l'aborto perché era passato da un consultorio. Credo che sia stata la grande difficoltà tra l'Episcopato tedesco e il Vaticano. Il Vaticano che riteneva che così con un consultorio cattolico uno facesse l'aborto. I vescovi che dicevano ma intanto riusciamo ad evitarlo. Ed è per questo che su temi come questo qui io credo che soltanto in loco, una gerarchia, i cristiani possano parlare tra di loro e vedere come influire perché quello che avviene nella società civile sia il più possibile conforme a quella che noi riteniamo essere la legge della natura. Ecco, questo qui è quello che io posso dire. Io credo che le cose camminano e hanno una loro evoluzione. Anche nel codice nuovo di diritto canonico, io non lo confronto con quello che pubblicheranno nel 2050, ma con quello che avevano pubblicato nel 1917. E allora ecco, è questo cammino che è stato fatto, no? Io dico che c'è stato un certo cammino. È anche vero che il codice di diritto canonico, proprio perché c'era un codice impostato in un certo modo, non ha potuto rivoluzionare completamente tutto. Lei sa che avevano perfino proposto di fare una specie di costituzione della Chiesa, la Lex Fundamentalis, eh? E che questo qui, cioè, forse sembrava ai giuristi, anche ai giuristi del Vaticano, che sarebbe stata una cosa bella. Qui è stato il popolo di Dio, la Chiesa, hanno detto no, la legge fondamentale è il Vangelo. Ecco, se noi, ripeto, lo confrontiamo con quella del 1917, è già più evoluto. Prima nel 17 non si parlava quasi dei laici, oggi si parla molto di più del popolo di Dio, ma è anche vero che, dato la funzione che ha la gerarchia nella Chiesa a tutti i livelli, forse è a loro che dobbiamo rivolgerci perché facciano maturare, facciano sviluppare lo spirito nuovo che è stato dato dal Concilio. Io voglio sperare, non ci sarò più, che quando verso la fine del 2000 faranno un nuovo codice di diritto canonico, vedrà come sarà più conseguente al Concilio Vaticano. Qualcuno me lo chiede e cita perfino il cardinale Martini, che avrebbe auspicato una cosa del genere, senza tener conto che il cardinale Martini è un gesuita, quindi è molto terribile. E lui forse ha pensato che questo concilio è riuscito a dire quello che ha detto perché è arrivato all'improvviso e nessuno se l'aspettava, e perché al principio Papa Giovanni
ha aperto, ha dato alcuni gesti che ha fatto capire e Papa Paolo ha portato avanti. Ma ha pensato, questo interpreto io, forse il cardinale Martini mi picchierebbe in testa se sentisse, dice, e se facendo un nuovo concilio lo preparano in modo da rimangiarsi tutto quello che ha fatto il Vaticano I, il Vaticano II? E allora lui ha detto no, per alcuni temi, non di carattere generale come è stato il Concilio Vaticano II, ma per alcuni temi, per esempio la sessualità, per esempio il matrimonio, per esempio, ecco, su questi temi tutti i vescovi del mondo, non il sinodo, che sono alcuni sono i vescovi migliori, quindi, ma perché delle volte sono tutti migliori i vescovi, ma c'è qualcuno che può avere... E lì sono state le spinte nuove che nel concilio, io vedevo i vescovi dell'America Latina e dell'Africa che non avevano, loro si fidavano del centro Europa, francesi, tedeschi, belgi e olandesi. E dice cosa dica, ecco. E allora loro stessi ecco, maturavano. Io credo che la stragrande maggioranza dei vescovi è uscita dal concilio con delle idee che non aveva quando è entrato. Perché è stata una maturazione anche per i vescovi, allora dice il cardinale Martini, su questi punti, un punto particolare, si preparino tutti i vescovi e poi vadano e allora su quello si discuta, col Papa che ci sta e che è disposto, perché lo stesso Paolo VI si era riservato alcuni temi, non si poteva parlare di alcuni temi e allora... Posso dirne un'altra, ecco, tanto ormai mi sono rovinato la faccia. Uno dei temi era che non si poteva parlare del problema demografico e della pillola. E una mattina un vescovo indiano, mi ricordo, cominciò a parlare del problema demografico e della pillola, allora il cardinale Ottaviani, famoso, fece, intervenne, un bel latino, e diceva, mio padre era un fornaio, non un padrone, un operaio. Ha avuto 11 figli, io sono uno degli ultimi, e non ha mai adoperato la pillola. Io ricordo il vescovo accanto a me che diceva, utinam, magari l'avesse adoperato. Ecco, e questo è... Ora io dico, ecco, su alcuni punti, perché io ho detto non il sinodo. Il sinodo è una gran cosa che il Papa abbia detto, beh, ogni tanto prendiamo, chiamiamo i rappresentanti dei vescovi, a parte, ripeto, che sono i presidenti che delle volte, ecco, sono quelli più tranquilli, più saggi, ecco. Ma io dico una cosa. Tutti hanno trovato che è stata una grande novità che Papa Benedetto ha detto l'ultima ora del sinodo libera discussione. Allora vuol dire che nelle altre ore non c'è libera discussione. Eh sì, perché è preparato dalla Curia, guidato dalla Curia, alla fine danno al Papa i temi che dopo un anno lui fa un intervento. È una consultazione, ma non ha quel carattere legislativo che con il Papa, perché è sempre con il Papa, ma che può far anche portare, aiutare anche il Papa a maturare anche lui e poi a dire anche lui l'ultima parola. Ecco, allora anch'io sarei dell'idea, per la stima che ho col cardinale Martini, di dire aspettiamo a fare un Concilio Vaticano III. Facciamo questi incontri di tutti i vescovi del mondo su punti particolari in cui il Papa dica va bene, discutiamo insieme e poi insieme decidiamo. Grazie. Ecco, verrebbe da dire, leggevo proprio in questi giorni, c'è un libro sulla attuazione del concilio di un certo padre Routier che è del Canada. È un libro molto interessante. Lui dice la maturità, gli esseri umani la raggiungono a 40 anni.
sono 40 anni circa dalla fine del Concilio, è il momento della maturità, ce lo auguriamo. Ringraziare Eccellenza a nome di tutti per la sua chiara esposizione di temi centrali del Concilio Vaticano II, specialmente come un evento ecclesiale di importanza che durerà nel tempo, ma che possiamo cominciare ad attuare immediatamente. Grazie.